Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di oggi. Perché il rischio inquinamento viene sottovalutato in Italia? Spunti tecnici e commerciali per espandere un mercato di nicchia, un titolo molto importante organizzato insieme agli esperti di HD. Nel corso di questo incontro discuteremo insieme di rischio inquinamento, analizzando le soluzioni assicurative più innovative e le modalità corrette con cui aiutare le aziende a valutare il proprio rischio ambientale. Non mi soffermo oltre, noi con piacere voglio presentarvi i nostri relatori. Sono Stefano Scoccianti, Enterprise Risk Manager HERA e consigliere ARRA, Giovanni Faglia, Pollution Underwriting Manager HD Global SE, Filippo Emanuelli, Managing Director Belfort Italia, e Umberto Ventura, Chief Risk Officer Finar Verdi SPA Gruppo Orpedi. Vi ricordo che alla fine del webinar potrete svolgere il test finale valido per l'aggiornamento RUIVAS per coloro che l'hanno richiesto. Sempre alla fine proietteremo la slide per ricordare a tutti le modalità. A questo punto non mi resta che augurare a voi tutti un buon webinar e lasciare la parola a Stefano. Buongiorno, grazie Angelica e grazie intanto ai numerosi partecipanti che si sono collegati. E ovviamente l'auspicio è di offrire molti spunti e molte informazioni e anche strumenti di riflessione e di valutazione su un tema che sta assumendo sicuramente una crescente rilevanza. È vero che gli aspetti connessi ai danni ambientali costituiscono talvolta un ambito sottovalutato, almeno a livello nazionale. Se è vero che si stima che solo il 3% delle aziende in Italia abbia una copertura specifica per i danni da inquinamento opportunamente strutturata e adeguata, il che significa anche che il restante 97% non ritiene particolarmente o ancora particolarmente rilevante, o forse non è in grado di trovare ciò che effettivamente può essere una proposta utile alla mitigazione del rischio stesso. Occorre riconoscere che in questi ultimi anni abbiamo assistito a una crescente attenzione da parte sicuramente degli stakeholder, e qui non mi riferisco solamente a quelli che possono essere solitamente identificati come gli azionisti di realtà di grandi dimensioni, penso agli stakeholder anche come dire, comunità locali, istituzioni e più in generale al grado di attenzione che è stato posto da parte di costoro nei confronti di eventi o delle conseguenze di alcuni eventi di natura ambientale. Occorre anche identificare cosa i nuovi meccanismi, peraltro, di comunicazione, quindi di propagazione dell'eventuale evento e delle informazioni, i social che sicuramente sono uno strumento, un canale di amplificazione dell'evento accidentale da una dimensione che solitamente è di natura locale, una dimensione che può avere una risonanza di ambito più vasto. Quindi sicuramente vi sono gli elementi e gli strumenti e da un lato le condizioni perché effettivamente il rischio da danno ambientale venga maggiormente illuminato e posto all'attenzione più di quanto non sia stato fatto o non sia stato considerato fino ad oggi. Ne parliamo con ovviamente tre profondi conoscitori del settore nei vari aspetti, il punto di vista ovviamente dell'intermediario, comunque del soggetto che offre, il punto di vista del gestore delle condizioni di intervento in caso di eventi accidentali e il soggetto che poi si offre in termini consulenziali di garantire una opportuna base e supporto conoscitivo e valutativo ai clienti stessi. Dividiamo questo seminario in due parti, quindi una prima parte in cui prevalentemente affronteremo la tematica ambientale e la natura delle tematiche di inquinamento ambientale, la natura degli strumenti e delle polizze disponibili, e una seconda parte con i nostri relatori in cui affronteremo vari aspetti che potranno essere il punto di vista per l'appunto del cliente o cosa le imprese possono fare per migliorare, le imprese, scusi, gli intermediari per migliorare la qualità della proposta dell'offerta, nonché la valutazione e l'analisi, per esempio, di quelli che possono essere gli scenari e le modalità di intervento sul campo. Quindi lascio la parola direttamente all'ingegner Faglia di HDI, a cui chiedo quindi di avviare la propria relazione. Grazie, dottor Scoccianti, buongiorno a tutti e ringrazio naturalmente anche gli altri relatori poi che hanno accettato l'invito a partecipare al nostro evento e mi auguro che il nostro webinar possa trovare naturalmente gradimento dai
tutti i partecipanti. Mi presento, sono Giovanni Faglia, mi occupo dei rischi inquinamento in HD Global da quasi 5 anni e seguo naturalmente questo rischio da quasi 30 anni, quindi sono un appassionato di questa materia e spero di poter dare qualche spunto interessante agli amici che ci ascoltano. Erika, possiamo quindi muovere le prime slide. Oggi parliamo quindi, Angelica, scusami, le prime slide, questi sono i principali macro argomenti, ma direi di entrare subito con la prossima slide nel pieno, diciamo, della nostra chiacchierata odierna. Sostanzialmente oggi parleremo di rischio inquinamento. Rischio inquinamento innanzitutto è un concetto unitario, quindi vorrei che fosse uno dei, dal mio punto di vista, uno dei concetti base della giornata di oggi. Logicamente poi quando lo dobbiamo affrontare in un'ottica di valutazione del rischio e discussione con i nostri clienti, con le aziende, in un'ottica di scarico assicurativo per trovare le soluzioni adeguate, in un'ottica di gestione dell'emergenza o del rischio ambientale, è logico che dividere il rischio inquinamento nelle sue due macro, possiamo dire, categorie, ossia l'inquinamento di tipo improvviso e l'inquinamento graduale continuo, è logicamente un passaggio logico importante. Quindi noi oggi parliamo del rischio inquinamento nel suo complesso e questa divisione è quella che io utilizzo sempre quando parlo, perché permette poi anche di inquadrare bene i problemi, perché sono due forme naturalmente di inquinamento che hanno peculiarità diverse, quindi quello graduale continuo che naturalmente è insidioso, che spesso ha cause tecniche di difficile individuazione, che si protrae nel tempo, che ha una manifestazione molto spesso che appare anni dopo la sua origine e quindi naturalmente sia sotto un profilo tecnico sia sotto un profilo assicurativo presenta peculiarità. Il suo opposto potremmo dire è l'inquinamento di tipo improvviso, che ha il vantaggio di essere abbinato a eventi repentini che permettono poi anche, come vedremo dopo con l'ingegnere Manuelli, interventi in emergenza spesso complicati. Mi sia permesso subito un'osservazione tecnica da assicuratore. Nell'immaginario un pochino collettivo viene spesso sottostimato l'evento improvviso, cioè per la parte ambientale viene così come giudicato quasi bagatellare, come a dire vabbè, che sarà mai. Io ricordo, sia perché li ho avuti in gestione, ma anche perché ne sono capitati anche da altre compagnie negli ultimi anni, fra i più gravi eventi di inquinamento degli ultimi anni abbiamo avuto eventi di inquinamento improvviso. Quindi questo, ed è uno dei messaggi del webinar di oggi per quello che mi riguarda, è attenzione assolutamente a non sottovalutare, sottostimare eventi di inquinamento improvviso che hanno una gravità alta, altissima. Possiamo procedere, grazie Angelica. Questo è una specie di post-it, un piccolo memo per ricordare a tutti gli amici che ci ascoltano, soprattutto del settore degli intermediari, agenti e broker, qual è il campo di gioco su cui noi vogliamo giocare la nostra partita. Facendo un paragone calcistico, visto che abbiamo avuto una domenica interessante e abbiamo anche una Champions League che si affaccia fra oggi e domani, potremmo dire questo. Se le nostre aziende sono un campo da calcio, San Siro, Stadio Olimpico, San Paolo, quindi un campo da calcio ampio, dove stanno giocando oggi molto spesso sia gli intermediari che le compagnie che fanno il lavoro che va HD Global sull'ambientale. A mio giudizio non stanno giocando solo in una metà campo, ma stanno giocando direttamente solo in un'area del portiere. Cioè stiamo lavorando da tanti anni in un fazzoletto di terreno molto ristretto. E quindi, tradotto, questo cosa vuol dire? Che abbiamo migliaia e migliaia di clienti di rischi su cui si può e a mio giudizio si deve lavorare nell'aiutarli nella valutazione del rischio, che non devono essere trascurati e in parte lo sono stati. Quindi qui vedete delle attività, naturalmente non è un esempio, un elenco esaustivo, però per dimostrare quanto
quante sono le attività che meritano la nostra attenzione. E faccio anche degli esempi molto banali. Il mondo tutto della logistica, che ha avuto ad esempio degli sviluppi impetuosi anche nel periodo Covid, quindi tutto il mondo di logistica, anche di sostanze non pericolose, tutto il mondo del facility management, delle attività presso terzi, l'edilizia, sia la piccola che la grande, che sono rischi mediamente completamente o trascurati o ignorati, oltre a tutto il mondo dell'alimentare e dell'agricolo, che frequentemente è non pervenuto nella valutazione, sono i rischi, non sono nuovi, ma sono nuovi nell'ottica con cui possiamo iniziare a guardarli. Grazie Angelica. Lo scenario con cui noi assicuratori, poi le imprese possono naturalmente affrontare dal punto di vista assicurativo, è quello classico, quindi un'impresa può scegliere naturalmente di non avere coperture o avere coperture cosiddette all'inquinamento improvviso accidentale nell'ambito di una polizza RC o affiancare o in alcuni casi sostituire l'estensione con una polizza dedicata. Questo diciamo è lo scenario. Come siamo messi, Angelica? Possiamo vedere, grazie, la prossima slide. Come siamo messi oggi in Italia? Beh, chi mi ogni tanto mi segue, ha avuto la disgrazia di seguirmi in altri convegni, sa che questa slide è un po' il mio biglietto da visita, no? Noi siamo, noi dell'ambientale, quindi metto anche i miei validi competitor, io lo chiamo il simpatico tappetino da cucina, da bagno o anche da camera da letto, quindi quello che viaggia, come diceva il dottor Scoccianti, sul 3%. Abbiamo poi invece la Torre Velasco, il grattacielo Pirelli a fianco di estensione all'inquinamento accidentale. Quindi oggi è il motivo un pochino della chiacchierata e degli stimoli tecnico-commerciali che vogliamo dare, è questo. Come mai abbiamo un tappetino, nonostante siano 40 anni che esistono polizze per i rischi ambientali, e come mai abbiamo il grattacielo Pirelli che in realtà diventa sempre più alto e solido. E lo vediamo subito, quindi dalla prossima slide, breve commento. Angelica, possiamo, grazie, andare avanti. Io ho messo alcune di quelle che sono le motivazioni con cui io discuto spesso, insomma, essendo un appassionato, come sapete, della materia, del motivo per cui questo mercato è ancora un mercato di nicchia. Sostanzialmente, una delle difficoltà è, mi si dice, beh, è un rischio tecnico, un rischio difficile. È vero o è falso? Assolutamente vero. Lo vedremo poi col dottor Ventura, che ha un'ampia visione anche di questa materia. È un rischio tecnico? Non c'è dubbio. È impossibile da proporre e da vendere? Assolutamente no, nel senso che con un'adeguata, diciamo, formazione e soprattutto lato broker intermediario, nessuno deve diventare un consulente ambientale o un ingegnere, deve assolutamente usare degli strumenti che sono a mio giudizio relativamente semplici per lavorare con i suoi clienti. Quindi questo è un punto di vista, però sicuramente anche il property è un rischio tecnico che richiede visite, valutazioni, stime, analisi dei rischi, però le polizze property vengono vendute, quindi da questo punto di vista diciamo non c'è una difficoltà che rende impossibile la proposta del nostro contratto. Un'altra fake news è non ci sono sinistri inquinamento e quindi alla fine i clienti pensano di comprare qualcosa che non serve a niente. È logico, se uno pensa di trovarle sulle prime pagine del Corriere del Sole 24 ore, mediamente non li troverà a meno che non succeda un evento catastrofale. I sinistri ci sono da tanti anni, ce ne sono a centinaia di tutti i tipi, solo che logicamente l'effetto mediatico è legato solo quando c'è una problematica particolarmente rilevante. Quindi, se qualcuno ha dei dubbi sulle tipologie, sulle quantità, di quelli di cui io poi sono a conoscenza, che sono in realtà l'1% di quelli che capitano, naturalmente può confrontarsi, può chiamarmi, quindi gli farò un quadro rapido di quello che è in realtà il mercato. Altra domanda, dubbio, ma le polizze di guidamento possono costare tanto, essere impossibili, essere inavvicinabili? Assolutamente no. Possiamo dire che questo è un non problema. Il vero problema è esporre bene ai clienti il rischio. Poi la proposta economica è parte dell'offerta. Se io non preparo bene e non spiego bene al cliente alcuni elementi, anche una polizza da 1000 euro non verrà venduta o comprata in funzione dei punti di vista. Manca innovazione nel settore?
altra fake news, chiunque conosca i prodotti dei principali operatori, in realtà ha un sacco di offerte molto innovative, molto importanti. Quindi chi dice queste cose probabilmente non ha letto le ultime polizze o non le conosce molto bene. Gli ultimi due punti sono quelli a cui sono più affezionato. Quindi, da un lato, anzi, gli ultimi tre. Il cliente non riesce a compilare i questionari. Altro problema da superare. Noi abbiamo così tanti documenti tecnici che chiediamo ai clienti, autorizzazioni, analisi ambientali, se sono certificati, che il questionario è esattamente l'ultimo dei problemi. Anche questo è legato a spesso colleghi che non hanno la dimensione di come si lavora nella valutazione di questi rischi. Gli ultimi due punti sono quelli a cui sono più legato, che per me sono la ragione del nostro mercato moderato. Noi abbiamo venduto, proposto, detto ai nostri clienti, per anni continuiamo a dirlo, che l'estensione all'inquinamento accidentale va a coprire gli eventi di tipo improvviso. È logico che già con questa falsa affermazione noi abbiamo coperto o eliminato una parte di mercato che si sente oggi già assicurata, e lo vediamo subito. Ultimo errore tecnico a cui io tengo molto, perché voglio bene agli intermediari: gli intermediari non devono sostituirsi ai clienti. In senso buono, devono consigliarli, devono dare il loro parere, ci mancherebbe altro, ma è l'azienda che poi deve decidere. Io ho una collezione infinita di intermediari che decidono al posto dei clienti ed è un peccato, ed è un vero peccato. Primo, perché si prendono responsabilità che non devono prendersi. Secondo, perché non hanno le competenze, non perché siano incompetenti, ma competenze vuol dire non hanno fatto visite in azienda o non hanno gli strumenti per dire il rischio non c'è. Se uno lo fa questo lavoro, ok. Ma se uno non lo fa, è logico che, ripeto, si prende una responsabilità, un rischio e fa un cattivo servizio ai suoi clienti, ed è, ripeto, un errore tecnico. Andiamo velocemente a tre spunti molto concreti, di Ingegner Faglia, sinistro. scusi, ci sono 3 minuti ancora a disposizione per il Sì, primo giro. allora grazie. Ne vediamo uno. Anche se io lo vedo in una versione grafica un po' infelice, ma spero che i nostri ospiti lo vedano meglio, nel senso che non vedo la foto che era allegata alla presentazione. Qui parliamo, ad esempio, di un evento di carico e scarico all'interno di un'azienda, tipico evento di tipo improvviso, c'è cioè uno sversamento, un errore dell'operatore, uno sfilamento di una manichetta, evento improvviso interno al mio stabilimento, polizza tipica. RC generale e property, bonifica interna al sito da fare, il cliente è scoperto. Caso molto semplice, noi abbiamo detto al cliente che con l'estensione era coperto, quindi qui abbiamo già un primo problema. Andiamo velocemente alla seconda slide, alla prossima slide. Ok, adesso la foto bene, perfetto, vediamo quindi quella successiva. Qui abbiamo avuto un altro tipo di problema. Chiedo scusa Angelica se riesci a fare retromarcia, ce n'è una prima che forse siamo andati. Ok, questo è un ulteriore esempio molto interessante. Stiamo parlando di attività su una banca, un'azienda di facility management che gestisce tutto e un'azienda che deve fare un intervento sui serbatoi interrati. Sintesi velocissima. Succede, c'è un errore da parte dell'azienda che cambia, diciamo, una guarnizione in maniera non adeguata, il serbatoio nei giorni successivi si svuota in una zona molto delicata dell'Italia. Sintesi, banca naturalmente priva di copertura perché nell'immaginario collettivo le banche non hanno un rischio, avranno i rischi finanziari, cyber o altre cose molto complicate, ma non devono avere un rischio ambientale. Lato broker, chi gestisce le banche sono quelli magari del settore finanza. Azienda di facility management, un colosso, naturalmente ha un'estensione all'inquinamento accidentale con termini diciamo molto discutibili, non assicurata. L'unico assicurato della filiera era l'azienda naturalmente che faceva gli interventi e che ha una polizza adeguata molto performante. Questo è un esempio tecnico ma anche commerciale dello spirito oggi del webinar, da dove dobbiamo partire? Dai nostri clienti facendo ad uno un'analisi adeguata. Direi per rispettare i tempi, se il dottor Scoccianti è d'accordo, io mi taccio e quindi poi recupero le ultime slide invece nella seconda parte del mio intervento, Va così rispondo. bene.
Sottopongo un paio di domande che sono giunte, così vi velocizziamo anche in questo senso l'interazione con i colleghi che sono collegati. La prima è di carattere generale, e cioè dal suo punto di vista, dal punto di vista del suo osservatorio, quindi ha usato una metafora che era quella calcistica dell'area, diciamo, dell'area di rigore, sono stati di giocare lì, denota dei segnali di vivacizzazione e di interesse da un lato. Dall'altro, una domanda più specifica e viene chiesto, parlando di aree di rischio mai esplorate, ha senso una copertura di rischio inquinamento, per esempio in un condominio come ambiti diversi a seguito di incendio, in presenza di una caldaia di gasolio? Cioè qui possiamo magari esplorare o andare in ambiti talmente specifici e forse effettivamente nuovi e valutare se possano essere anche queste realtà di nicchia di un qualche tipo di interesse. Prego. Grazie per le domande. Parto allora da quest'ultima molto specifica e dettagliata. La risposta, per quello che è il mio pensiero, è che noi dobbiamo avere la capacità di trovare e vedere i rischi ambientali ovunque siano. Ovunque siano vuol dire, l'altro giorno è andato a fuoco una struttura alberghiera in Alto Adige, molto importante, un hotel 5 stelle con problematiche anche di danni alle persone. Nella mia testa, da appassionato della materia, il mio dubbio è una struttura alberghiera che magari ha piscine, che siamo in montagna, magari può avere, oltre alle energie pulite, delle cisterne o dei gruppi di continuità per l'emergenza, eccetera, può ad esempio avere un rischio ambientale e si tratta di un albergo. La domanda che faccio io ai nostri intermediari che sono collegati è chi mai che gestisce alberghi, magari anche importantissimi, ha pensato, uno, di verificare il rischio, due, di vedere se nella globale fabbricati o nella all-risk c'è un'adeguata copertura, tre, di trovare la soluzione. Questo in realtà è lo spirito, rispondo alla domanda, se un condominio ha una cisterna di gasolio interrata, è esattamente questo il problema. Quindi il rischio c'è, controllare la copertura che sarà 99 su 100 non adeguata e trovare poi una soluzione più adeguata. Velocissimo, la seconda domanda che mi ha fatto di più ampio respiro, io trovo che c'è, ed è anche lo spirito con cui abbiamo fatto e organizzato questo webinar, una tendenza molto interessante, sia generale sui temi della sostenibilità, su cui ARRA ha fatto anche il suo bellissimo evento annuale, ma specifica, legata al, no al nostro tema. E vi faccio due esempi velocissimi. Ho incontrato il risk manager 2 settimane fa di un'azienda che fa impianti chiavi in mano in tutto il mondo, non è un nostro cliente, ma ci ha chiesto una consulenza riservata. E lui ha detto, noi stiamo prendendo appalti oggi, ad esempio in Europa, e stanno iniziando a chiederci coperture inquinamento obbligatorie che fino a ieri non esistevano. Come siamo messi? E quindi gli abbiamo fatto questa consulenza. Altra cosa, quindi committenti che stanno iniziando a mettere coperture inquinamento obbligatorie, ad esempio nel campo di grandi costruzioni edili. Noi abbiamo fatto, sarà un esempio nella seconda parte, un super committente ha chiesto una polizza da 10 milioni per la costruzione di una grande autostrada. Fino all'altro ieri non esisteva questo, si chiedevano fideiussioni, garanzie CAR, EAR, RC terzi, eccetera. Quindi da un lato c'è una maggiore attenzione in generale e dall'altro io trovo anche tutto un settore di aziende estremamente attente che valutano l'attenzione ai rischi in tutti i sensi, sia come protezione al loro patrimonio, che è sempre una cosa saggia, ma anche come un'opportunità di comunicare ai loro stakeholder, clienti privati o istituzionali o banche, che per loro la problematica ambientale è e sta diventando una priorità. Quindi è sicuramente un passaggio importante, lento, graduale, ma ho trovato in questi ultimi 2 anni tantissimo interesse e questa per me è una ottima notizia. Grazie. Stefano, non ti sentiamo perché Ah, sei dicevo, muto. scusa, senza Ok. muto. Dico, passo la parola allora all'ingegnere Emanuelli per la sua parte di presentazione. Grazie, grazie a tutti, grazie Stefano Scoccianti, grazie Arra e al dottor Faglia per questo invito. Credo che vediate le mie slide. Proverò nella prima parte di questo mio intervento a così, anche a cogliere gli spunti del dottor Faglia in merito a perché il rischio inquinamento viene sottovalutato in Italia. Noi lo faccio dal punto di vista di un'azienda che opera
quotidianamente nella parte contratto, nella parte operativa della messa in sicurezza, e provare a rispondere al quesito perché pensarci prima è complesso. Complesso semplicemente perché, come diceva il dottor Faglia, il rischio inquinamento non è un rischio che colpisce le aziende standard, il mondo del stoccaggio dei prodotti, la lavorazione dei prodotti petroliferi o dei trasporti delle sostanze pericolose. È un evento che, come suggeriva anche la domanda dell'ascoltatore presente all'incontro, può colpire un condominio. È un l'evento improvviso da inquinamento che deriva non solo dalla fuoriuscita, ma deriva dalla combinazione di una serie di eventi. E qua mi leggo all'annoso problema del perché il mondo assicurativo, quando parla di rischio property, quindi rischio incendio, rischio allagamento, rischio alluvionale, lo rende così stagno da quello che è il mondo dell'inquinamento, dato che un incendio, un allagamento, provoca sempre un inquinamento, un'alterazione delle matrici. Quanto poi questo sia grave, no, lo si deve alla vulnerabilità del bene o della magnitudo. Un altro spunto che porto, che metto in evidenza adesso, in questa prima parte cercherò di darvi delle motivazioni tecniche con cui i nostri amici aziende, e mi inserisco anche il mondo degli enti pubblici. Noi parliamo degli enti pubblici come delle cose a sé stanti, ospedali, enti che producono scuole, ma se pensiamo anche solamente ai comuni, che hanno l'obbligo, come responsabili della protezione civile, di gestire le emergenze all'interno del loro territorio comunale, mi chiedo perché, e qualche volta è stato fatto in modo virtuoso, non provino a pensare a un piano di rischio e una valutazione del rischio preventivo che possa magari diminuire gli effetti e i rischi di quello che vediamo quotidianamente. Se voi andate a googolare, così si dice, su internet, incendio, comunità, abitazioni, vedrete proprio in questi giorni che ci sono comitati civici in diverse zone d'Italia che si stanno creando, formando, perché hanno avuto contaminazione da un incendio, contaminazione dei terreni, contaminazione delle abitazioni. E uno dei rischi principali, che ancora adesso non viene così sanzionato o modificato perché è difficile gestire, è l'inquinamento aerodisperso, quello che fa sì che le scuole vengano chiuse, fa sì che alcuni comuni chiedano alla cittadinanza di non uscire, fa sì che alcuni comuni debbano mandare fuori i propri abitanti, i propri cittadini, perché non sono abitabili le proprie residenze a causa dell'inquinamento di un incendio. E la ragione non è immediata, spesso perché non facciamo le domande corrette quando incontriamo le aziende e gli enti pubblici. È un lavoro di squadra quello, e ripeto, qua mi inserisco gli enti pubblici che vanno dal comune, dai suoi enti di controllo, le ASL, le ARPA, che sono deputate a questo controllo in fase preventiva, che non devono solamente controllare e coordinare le aziende che sono sottoposte a rischi particolari, quindi sottoposte alla direttiva Seveso per esempio, ma devono coordinare quello che può essere il rischio all'interno di un proprio municipio di avere un inquinamento che non consenta per esempio l'emungimento dell'acqua di falda, l'erogazione dell'acqua potabile. Sono rischi che accadono, non dico quotidianamente, ma ne sono accaduti tanti, ne ho vissuti diversi, e questo rischio può essere valutato e gestito. E quali sono le conseguenze? Allora, se si riuscirà a creare un lavoro di squadra tra ente di controllo e le aziende che fanno parte di questa comunità tra abitazioni, istituzioni, servizi pubblici e aziende private, insieme all'abitazione, perché come sottolineava la domanda precedente, ricordiamoci che il condominio è un magazzino incontrollato di materiali, per cui al di là dei serbatoi di gasolio presenti o magari dismessi, con morchie, inertizzate o meno, all'interno delle nostre città, abbiamo dei garage con all'interno macchine elettriche, le batterie, spesso garage che sono diventati accumuli, o cantine che sono diventati accumuli di materiale, che possono creare un forte danno in termini di contaminazione nel momento in cui è un incendio. Ricordiamoci che l'acqua usata per l'estinzione diventa uno dei veicoli per la penetrazione dei contaminanti all'interno del terreno. La natura ci dà molti spunti del perché dovremmo pensarci prima. Il rischio idrogeologico è uno. Queste sono fotografie di questi giorni in cui abbiamo eventi alluvionali nel nord-ovest Italia, la zona di Savona, la zona di Ovada, la zona dell'Alto Piemonte. Sono eventi ormai frequenti,
per fortuna rimangono di piccola magnitudo al di là dei drammi che possiamo immaginare dei singoli paesi, perché se avessimo eventi simili a quelli della Germania che abbiamo avuto quest'anno a luglio, dove quasi l'8-10% delle aziende è stata colpita, del mondo tedesco è stata colpita dall'alluvione, sarebbero danni di una magnitudo importante simile a quelli che abbiamo subito nel 94 e nel 2000 nella zona del nord-ovest Italia, dalla Valle d'Aosta alla Liguria. Il rischio sismico è un rischio presente, questo è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è uno strumento molto utile per avere contezza di quanto giornalmente abbiamo eventi sismici nel nostro paese o in altre zone d'Europa, così come ci sono altri siti del mondo assicurativo e riassicurativo che danno, forniscono informazioni importanti in merito agli aggiornamenti della mappa sismica, e quindi provare a porci la domanda di qual è la situazione in termini di posizionamento sul rischio sismico, della mappa sismica e la vulnerabilità dei miei fabbricati, e il rischio incendio di cui parlavo prima. Queste sono alcune delle immagini di incendi. L'incendio provoca costantemente alterazione chiaramente della matrice aerodispersa, e qua non l'ho riportata, ma c'erano un paio di famosi articoli e titoli di giornali dove incendi, in particolare quelli erano del mondo delle materie plastiche, dove il titolo diceva la nube è sotto controllo, come se qualcuno potesse controllare una nube di particolato incendio all'interno in atmosfera. Ma nella realtà abbiamo un problema della fuoriuscita di prodotti inquinanti nelle acque irrigue, nelle prime acque di falda. Le falde superficiali sono molto alte nel nostro territorio, in particolare nel nord Italia. Abbiamo costantemente alterazione della matrice aerodispersa, ma soprattutto del terreno, delle falde acquifere. E poi il rischio esogeno. Al di là di questi esempi che ho riportato, l'incidente a Bologna, dove un camion per un incidente con contenente gas è esploso, provocando danni alle abitazioni, alle aziende sottostanti, così come un incidente che ha fatto purtroppo la storia del risk management, questo negli Stati Uniti nel 2013, dove un treno è deragliato con 72 vagoni carichi di petrolio. Capire dove la mia azienda, dove anche il mio condominio, dove anche la mia scuola è esposta, il mio sito, come è esposto verso i rischi esterni. Sono vicino a un'autostrada, posso creare io un danno a un'autostrada, ma posso anche ricevere un danno da un'autostrada. Sono vicino a una serie di aziende, sono all'interno di una zona spesso agricola, i nostri piani regolatori spesso fanno sì che le zone industriali siano in ex zone agricole o adiacenti a zone agricole, quindi dove posso creare un danno ambientale rilevante. Farsi questa domanda in termini mutuo è fondamentale per poter capire se c'è un rischio e dargli anche una dimensione. Quindi capire se sono pronto a gestire l'emergenza, no? Che è fatta di un intervento di enti pubblici sicuramente all'inizio, è fatta di una serie di domande che il mondo dei controllori, i colleghi tecnici dell'ARPA, dell'ATS o delle ASL, come si chiamano, del resto d'Italia, hanno necessità di mettere in campo misure di messa in sicurezza, emergenza e salvataggio, opere provvisionali e poi la bonifica e ripristino degli impianti. E soprattutto capire da un punto di vista aziendale, ma io lo dico anche dal punto di vista dell'ente pubblico, della singola struttura, qual è il mio fermo produttivo, qual è la mia responsabilità di una contaminazione ambientale in termini potenziali, quale può essere, e poi dal punto di vista aziendale, uno la può tradurre in molti modi, ritardi nelle consegne, il danno indiretto, ma soprattutto la perdita dei clienti chiave. E qua una slide che, come quella del tappetino da bagno, accompagna il dottor Faglia, questa mi accompagna da molti anni, le decisioni da prendere dopo un sinistro, che spesso non hanno le informazioni disponibili, quindi le informazioni post sinistro sono sempre inferiori alle decisioni da prendere. È fondamentale pensarci prima per quello, per avere un'efficacia maggiore. E un'altra domanda che molte aziende, in particolare non solo devo dire nelle piccole e medie imprese, ma anche nelle grandi, domanda chiara: quanto tempo posso rimanere fermo prima di perdere i miei clienti? Perdere quei clienti che fanno il 30-40% del mio margine di contribuzione. Queste due domande insieme, perché pongono dei limiti di tempo sia operativa per non fermare l'azienda, ma sia operativi per immediatamente porre rimedio a quella che può essere un problema ambientale, ci devono guidare in quella che è la gestione della parte del sinistro, e dove noi per esempio offriamo, a fronte di 30 anni di esperienza nel settore dell'emergenza,
quello che è un supporto di domande nell'analisi preventiva dei servizi pre-sinistro per creare un piano di risposta all'incidente che sia il più possibile pratico, concreto e funzionale e soprattutto formazione. È necessario farsi delle domande, provare a creare degli scenari concreti da cui poi eventualmente il cliente può trasferire, non entro nel merito, ma trasferire al mondo assicurativo a fronte di scenari reali quello che può essere un rischio economico e avere tramite l'assicurazione la copertura di questo tipo di esposizione e poi formazione e esercizio. Non è necessario spendere enormi cifre, lo vedremo più avanti nei casi reali che vi proporrò, ma formare una squadra di emergenza, avere consapevolezza di quello che può essere il rischio in cui si è esposti, per andare a gestire meglio la gestione dell'emergenza, la messa in sicurezza dell'emergenza consente di risparmiare enormi denari, tempo e soprattutto anche risparmiare contaminazione, perché prima si interviene meno contaminazione va nel terreno, nelle falde acquifere e si può controllare e supportare meglio e gestire meglio le emergenze. Io mi sono dilungato leggermente troppo, se ci sono delle domande altrimenti tornerei con Stefano Scocciati la parola. Diverse domande devo dire, gliene propongo un paio ma che poi ovviamente possono essere estese anche agli altri relatori. Ha parlato prima di un'ampia tipologia e varietà di casistiche e di fenomeni che possono determinare danni e disastri di natura ambientale. Per esempio, una di queste domande fa riferimento al fatto di dire nel settore, per esempio, di un soggetto che costruisce, gestisce e mantiene impianti di depurazione di acque, si aggiudica un appalto dove non viene richiesta, per esempio, una polizza. Ecco, sarebbe opportuno comunque una sottoscrizione, una valutazione specifica dei rischi ambientali conseguenti a questo tipo di attività. Quindi non c'è sostanzialmente una richiesta esplicita di polizza, ma giustamente la sensibilità dice vale forse la pena approfondire la tematica, addirittura sottoscriverla. Altro ancora, per restare in tema sempre nell'ambito dei contesti, degli ambiti e delle filiere, settore di nuovo power utilities, diciamo un cliente che in questo ambito chiede una copertura ambientale, per esempio per rischio cantiere sugli impianti rinnovabili in fase di costruzione. Quindi ci sono strumenti in questo caso adeguati a coprire tali tipologie? Adesso rivolgo la domanda all'ingegnere Emanueli, ovviamente come dicevo possono essere domande a cui possono dare un contributo anche gli altri partecipanti. Un'ultima domanda invece, se nella sua esperienza ingegnere Emanueli ha trovato magari anche realtà strutturate in qualche modo organizzate in termini di esempio di compliance, di sottoscrizione, di standard o di best practice volontarie come le ISO che poi all'atto pratico si sono trovate in qualche modo scoperte sul piano operativo sulla capacità per esempio di intervento a seguito di un evento di natura ambientale. Grazie. Parto io magari a rispondere perché ci sono degli aspetti assicurativi che non mi competono. Per quanto riguarda il seguire per esempio il mondo del power utilities, noi abbiamo dei clienti che seguono la costruzione e la conduzione di impianti, per esempio nel settore eolico, nel settore fotovoltaico, che ci chiedono assistenza per i loro gruppi di produzione sia durante la fase di costruzione che durante la fase di gestione proprio per la prima emergenza. Alcuni di questi settori sono stati nel passato colpiti anche dal mondo del terrorismo e degli attentati, pensiamo al mondo eolico con atti dolosi frequenti in tempi precedenti e quindi per avere un pronto intervento. Io credo che analizzati i rischi, strutture di questo tipo debbano avere comunque, ogni azienda che conduce questo tipo di impianti deve avere un sistema di gestione dell'emergenza che possa far ragionare se avere dei contratti esterni o se gestirlo con proprie strutture. L'importante è che ci sia una formazione e poi quindi eventualmente un trasferimento assicurativo che può essere necessario. Mentre invece per quanto riguarda, forse l'ultima domanda era relativa diciamo alla percezione che ha avuto in soggetti già adeguatamente strutturati, almeno sul piano formale, quindi sottoscrizione di standard. Perfetto, no. Ripeto, tanti dei miei clienti con i contratti preventivi hanno, chiaramente sono soggetti, hanno certificazione, soggetti a ISO e un certo tipo di audit. Sicuramente dove ci sono queste c'è maggiore sensibilità. Devo dire che la maggiore efficienza dei sistemi di preparazione all'emergenza l'ho trovata
dove ho trovato cultura tecnica e persone dedicate alla gestione dell'emergenza, perché indipendentemente dalle certificazioni è necessario avere persone che conoscano gli scenari, abbiano consapevolezza e investano, fosse anche che 16 ore l'anno, se non clienti o clienti che si esercitano circa 2 giorni ogni mese sulla gestione delle emergenze, in settori non particolarmente rilevanti, se uno li va a vedere, dell'attività dal punto di vista inquinamento, e quindi è per questione di sensibilità più che di, sicuramente le certificazioni servono perché danno una base, la necessità è consapevolezza dei rischi, e spesso questo sugli scenari di emergenza non viene fatto, non si parla di ciò che può accadere in fase preventiva. Grazie, lascerei agli altri relatori eventuali risposte per il prossimo giro, se siete d'accordo, e darei invece la parola al dottor Roberto Ventura per il suo approfondimento. Prego. Bene, grazie dottor Scoccianti. Io ringrazio tutti, specialmente Arra per l'organizzazione, con una macchina appunto organizzativa molto, molto efficiente, e per l'invito il dottor Faglia per HDI e l'amico Filippo Emanuele per quanto riguarda l'approntamento del materiale. Mi presento, io sono Chief Risk Officer del gruppo Arvedi, ho un passato direi preponderante al momento di intermediario, e è interessante questa esperienza che sto facendo presso il cliente o i clienti, perché mi dà modo di vedere lo stesso fenomeno da un'altra prospettiva, no? Da un'altra prospettiva della scrivania, dall'altra parte della scrivania normalmente rispetto all'intermediario. Credo che per condividere con voi l'approccio che il gruppo Arvedi ha al tema inquinamento è giusto fare 2 parole di premessa riguardo la sensibilità che il gruppo Arvedi ha rispetto alla possibilità di inquinare, atteso che si occupa il gruppo di siderurgia, e come voi sapete la siderurgia è una delle maggiori responsabili dei gas serra, quindi dell'emissione in atmosfera di CO2. E per darvi un'idea, giusto un'infarinatura di questo tema, la fonte è World Steel Association. Nel 2017 sono state rilevate le tonnellate di CO2 immesse in atmosfera. E per ogni tonnellata di acciaio prodotto veniva emessa in atmosfera 1,83 tonnellate di CO2. Quindi vi dà, come dire, vi dà l'idea di come la siderurgia era, è e sarà sotto i riflettori anche della sostenibilità, perché appunto è una delle maggiori responsabili con delle emissioni che valgono tra il 7 e il 9% delle emissioni totali a livello mondiale. Per darvi un'idea, la sensibilità del gruppo è sempre stata presente, non ora che parlare di green fa è molto di moda ed è molto charming. In realtà il gruppo ha affrontato negli scorsi 10 anni degli investimenti molto importanti, per cui ad esempio quello che l'emission trading system interno, che è fatto in realtà da strutture esterne come ARPA, che rilevano le tonnellate emesse in atmosfera per ciascuna tonnellata di acciaio prodotto, alla serie Arvedi è di 0,250. Quindi questo vi dà l'idea della differenza e dell'attenzione che il gruppo ha sicuramente messo da anni per raggiungere questi risultati, che ora diventano di grande, di grande popolarità, ma in realtà quando c'erano da spendere i soldi non siamo stati seguiti da tanti altri gruppi del settore. E ovviamente questa sensibilità che abbiamo non è solo rispetto alle emissioni dirette in atmosfera, ma anche a quelle indirette. Ad esempio, chi fa come noi acciaio con forni ad arco elettrico, una delle materie prime più importanti è l'energia. È chiaro che se, tanto per darvi un'idea, il fabbisogno di energia dell'acciaieria Arvedi di Cremona è il punto di prelievo in Italia che consuma più energia elettrica. L'energia elettrica consumata a Cremona è circa il 3% del fabbisogno nazionale. Sono rimasto stupito anch'io quando me l'hanno spiegato.
consuma circa 2,6 terawatt, che è come dire il consumo della città di Milano e dell'area metropolitana di un intero anno. Quindi capite che per noi comprare energia che sia verde è un punto importante, nel senso che noi abbiamo bisogno che questa energia derivi da fonti rinnovabili. Oggi come oggi in Italia non c'è non ci sono fonti rinnovabili di potenza installata che possano soddisfare l'esigenza. E questo lo dico perché, come tutti noi, magari abbiamo un'auto elettrica, un'auto ibrida, plug-in, poi non ci preoccupiamo di da dove l'energia arriva, ma se l'energia elettrica che consumiamo è fatta con bruciando il carbon fossile, è evidente che questo ciclo virtuoso si interrompe. Quindi per essere molto concreti, questo vi ho rappresentato quello che è l'esempio dell'approccio che il gruppo ha rispetto all'ambiente, rispetto alla sostenibilità. È evidente che venendo agli inquinamenti graduali e all'inquinamento accidentale, in realtà la copertura assicurativa deve essere un po' il coronamento di un processo di prevenzione che le aziende dovrebbero fare comunque, a prescindere dall'esistenza poi di una polizza. La polizza è un elemento ad adiuvandum per risolvere un problema, che diventa sicuramente efficace nel momento in cui tutta la fase di prevenzione viene svolta. Ad esempio, per quanto riguarda le aziende del gruppo Arvedi, sicuramente, se parliamo di inquinamento graduale, esistono degli investimenti periodici di manutenzione o di revamping di impianti sotterranei o interrati che evidentemente fanno parte di una programmazione di investimento che minimizza questo rischio, che alla fine è un rischio non tanto evidente in termini economici, ma ormai in termini reputazionali. Oggi come oggi non abbiamo. Io non ho ancora sentito citare questa cosa, ma chi gestisce male un intervento sull'ambiente credo e ritengo che abbia un problema di origine reputazionale con i propri stakeholder, con i propri fornitori, con i propri clienti, con le istituzioni. Quindi direi che la questione diciamo, richiede una spesa in prevenzione molto importante. Che va fatta, non è una cosa, ormai per gli imprenditori non è una cosa negoziabile. Tra l'altro, diciamo che la produzione legislativa dello Stato italiano, ma anche della comunità europea, è stata molto pesante negli ultimi decenni ed è stata incrementale, per cui è evidente che le istituzioni hanno preso atto della possibilità potenziale degli imprenditori e delle imprese di inquinare. E nessuno si può sottrarre al fatto di dire ha inquinato ma io non lo sapevo o non avevo gli strumenti per poter intervenire. Diciamo che da questo punto di vista in Arvedi è sicuramente visibile questa sensibilità e lo è per fatti concludenti. È stato fatto un piano di abbattimento delle emissioni in atmosfera, da cui poi discendono tutte le altre prevenzioni di tutti gli altri inquinamenti di tipo graduale occidentale, che ha preso le mosse dal 2014 ed è terminata e poi viene ora mantenuta, è terminata nel 2020. Quindi è evidente che c'è una sottovalutazione potenziale, per riferirmi così a quello che è il titolo del webinar, c'è una sottovalutazione potenziale di questo fenomeno. E devo dire che nell'ambito di questo approccio certamente è venuto in aiuto il mercato assicurativo in passato. Poi nella seconda parte approfondiremo come questo mercato assicurativo è stato all'inizio di aiuto e poi probabilmente quasi di ostacolo con le prassi che ha messo in atto. Di certo, per tornare all'esperienza del gruppo Arvedi, devo dire che
Nel 2018, lo vedrete poi nella seconda parte dell'intervento dell'ingegnere Emanuelli, noi abbiamo avuto un problema di carattere accidentale, di inquinamento accidentale, e devo dire che la gestione dell'emergenza e l'efficiente impatto su tutte le strutture aziendali di chi ci ha guidato nella gestione di questa emergenza, che è stata appunto Belfort, è stata fondamentale. È stato fondamentale perché ci ha dato anche la possibilità di riflettere una volta successo il sinistro, una volta diciamo liquidato il danno. E lo dico con un grazie al mercato assicurativo, perché è un danno che è capitato nel maggio del 2018 ed è stato liquidato nel luglio del 2018, dopo che era stato neutralizzato tutto e abbiamo avuto l'ok da parte delle istituzioni a chiudere sostanzialmente la pratica. Questo fatto ci ha dato la possibilità di riflettere su un fatto, che un gruppo come Arvedi forse non dovesse avere l'inquinamento accidentale nella polizza di General Liability. Quindi abbiamo estrapolato questa garanzia e l'abbiamo messa all'interno di un programma environmental che ovviamente assicura anche la parte graduale con massimali che riteniamo adeguati, ma sempre sotto verifica durante ogni anno, perché ritengo che per chi fa dell'industria pesante o comunque importante, come riteniamo di essere noi del gruppo Arvedi, è un elemento, quello environmental, che non può e non deve essere trascurato. Questo è evidente. Scusi, Chiudo dottore, l'intervento, il ora primo. ci Sì? Perfetto. sono non più di 2 minuti ancora per il termine dell'intervento. Ok. Diciamo che questa esperienza del 2018 ci ha anche persuaso a effettuare delle simulazioni dell'emergenza, di prepararci all'emergenza, perché abbiamo capito che la preparazione dell'emergenza e l'attività del chief risk officer è quella, cioè deve fare in modo di essere pronto a risolvere qualsiasi situazione sperando che non succeda nulla e attivandosi per non far succedere nulla. Diciamo che abbiamo avuto l'idea di un team di pronto intervento in ciascuna azienda del gruppo, di cui fanno parte il responsabile di produzione, il responsabile della squadra manutentori, l'RSPP, quindi responsabile del servizio prevenzione e protezione, e l'amministratore delegato della legal entity. A livello di holding, per gestire la crisi, c'è un comitato formato dalla proprietà, dal responsabile ambientale del gruppo, il chief risk officer, il responsabile legale del gruppo e la comunicazione. Perché, come dicevo prima, c'è un potenziale rischio reputazionale molto, molto importante. Anche perché spesso queste aziende di queste dimensioni godono a fronte di investimenti, anche di sovvenzioni pubbliche per la gestione dell'efficienza dell'energia, che è giusto che vengano mantenute solo se l'azienda è in grado di mantenere le promesse che sostanzialmente ha fatto alle istituzioni. Credo di aver utilizzato, Ok, dottor sì. Cioè, Scocciante, i solo due minuti. una rapida domanda. Parlando dell'esperienza Arvedi, c'è chi chiede, ma ci sono iniziative di cui possono giovarsi in realtà però di natura più piccola, quindi meno strutturate di quanto non sia ovviamente quella della quale Chief Risk Officer, dal punto di vista della valutare anche criticamente le scelte da fare, sia in termini di organizzazione e struttura interna che in termini poi di eventuale valutazione dell'operazione di copertura e trasferimento al mercato dei rischi. Quindi, in che modo una realtà più piccola può giovarsi di alcune iniziative di miglioramento della propria performance dal punto di vista dei rischi ambientali? No, allora, innanzitutto utilizzando un intermediario e degli assicuratori competenti. Lo vedremo nella seconda parte, ma qui è un tema di profonda conoscenza del rischio e anche di avere a che fare con persone, con professionisti che hanno gestito i sinistri, perché non c'è niente da fare. Io stesso, che ho fatto 25 anni il broker, negli ultimi 4 anni ho gestito due sinistri, uno di inquinamento accidentale e uno di inquinamento graduale, che mi hanno aperto gli occhi
su molte cose, su molte carenze che gli imprenditori stessi non hanno il tempo di individuare in anticipo, e quindi anche le realtà e le aziende più piccole possono colmare questo gap andando ad esempio da sicuramente assicuratori specializzati che siano col quale instaurare un contatto diretto, meglio se assistiti da intermediari competenti però, perché il problema sta tutto lì, cioè se l'intermediario si preoccupa solo di far pagare meno la polizza al cliente, ecco, non è l'intermediario che io preferisco per questa linea di business. Grazie. Allora, torniamo all'ingegner Faglia, per cui andiamo nella seconda parte del suo intervento, migliorare la consulenza d'impresa. Su questo ci sono già diverse domande che le sottoporrò al termine del suo intervento. Purtroppo abbiamo non più di 30 minuti alla fine del seminario, anche se capisco che gli argomenti sono molti e molto interessanti, quindi vi chiedo uno sforzo, se possibile, di sintesi. Grazie. Giovanni, scusami, intervengo velocissimamente dalla regia. All'inizio vi chiediamo scusa, ma abbiamo avuto un problema tecnico. Giovanni, mi confermi che adesso le slide sono corrette e ripartiamo da questa proiettata? Sì, adesso vedo Grazie, grazie, le scusateci foto. ancora. La tecnologia a volte fa la Sarà birichina. stato un sabotaggio, il rischio cyber. Prego. Va bene. Grazie, dottor Scoccianti. Quindi mi aiuti, io ho l'orologio naturalmente, ma mi aiuti lei, quindi con una ghigliottina tagli le mie chiacchiere che saranno sicuramente eccessive. Comunque, Va bene. cercherò di essere rapido e nel limite dell'umano sintetico. Ci eravamo lasciati con questa slide, la uso come stimolo tecnico-commerciale finale per poi parlare di coperture. Questo è un rischio incendio classico di cui ha parlato anche l'ingegnere Manuelli, nulla di particolarmente complicato, nel senso che il rischio incendio, ripeto, è una delle coperture più diffuse in Italia. Sulle polizze property abbiamo la stessa percentuale di diffusione delle polizze RC, quindi siamo democratici, quindi su 100 polizze property abbiamo 3 polizze inquinamento mediamente, poi qualche broker avrà qualche percentuale diversa, ma la media nazionale è questa. Se io su un incendio ho l'ipotesi o il rischio potenziale, non avviene sempre per fortuna, di avere uno sversamento con inquinamento interno al sito e ho il mio cliente con la polizza RC terzi, inquinamento accidentale e polizza property, quando i broker mi chiedono idee su come proporre la polizza inquinamento, io quasi mi arrabbio scherzando e dico: partite dalle polizze incendio. Uno scenario di questo genere, e io ho scritto esito del sinistro, l'esito è infausto lato cliente, perché la polizza RC terzi e la polizza property non paga un euro. Allora, siccome ragionare su questa ipotesi scenario di sinistro non bisogna essere né consulenti ambientali, né ingegneri, né con 3 lauree, ma bisogna un pochino ascoltare, guardare e poi iniziare a lavorare, rimboccarsi le maniche, io dico: intanto partiamo da eventi di tipo improvviso e da scenari o di questo tipo o dalle bombe d'acqua, dalle alluvioni, eccetera, e iniziamo a fare bene il nostro lavoro e aiutare i clienti a vedere se sono protetti. Quindi questo è uno dei messaggi che vogliamo lanciare oggi col nostro webinar. Andiamo avanti, grazie Angelica. Un altro aspetto su cui io ogni tanto mi agito, usiamo questo termine, è sulla famosa ormai famigerata estensione dell'inquinamento accidentale, dove mi tocca sentirne di tutti i colori da ormai 30 anni, ma io mi agito per un paio di questioni. Voi capite che la valutazione del rischio, i sistemi di prevenzione sono la base di questo rischio. Allora, che l'intermediario e aggiungo anche il cliente non si pongano delle domande quando hanno anche milioni di euro di estensione all'inquinamento accidentale concessi barra regalati senza un documento, un questionario, una visita, nulla, e questo avviene da anni, allora io dico: ma com'è possibile questo? Prima domanda. Seconda domanda, un altro vizio, non so se italico o mondiale, è sempre colpa di qualcun altro. Allora, io dico sempre: ognuno deve fare il suo. Allora, io come assicuratore, ad esempio, controllo sempre come sono scritti i miei testi, come lavoro, che premi faccio, che garanzie do, che qualità do al cliente. Ma l'intermediario, invece di dirmi, come mi hanno detto quando ero al pool per 20 anni, Faglia, dica alle compagnie di non dare più l'estensione. Ho detto:
ma scusate, ma io non sono mica Superman, voi siete gli intermediari, quindi voi dovete, se volete ve la portate a casa come regalo, ma dovete spiegare le cose bene ai clienti, quindi l'intermediario deve fare il suo lavoro, poi dovrà essere anche il cliente a fare il suo lavoro, aggiungo io. Quindi se ognuno inizia a fare bene il suo lavoro, a mio giudizio i risultati si ottengono. Quindi lato tecnico, questa la lasciamo naturalmente disponibile, al di là del fare ognuno il suo lavoro, guardate i limiti enormi di un'estensione. Le formulazioni sono le più varie, io sono un collezionista di clausole di inquinamento accidentale da tanti anni e quindi vi posso dire che ogni clausola apre uno scenario diverso. In sintesi posso dire che ogni clausola lascia dei crateri di scopertura diversi, quindi sono tante modalità per non pagare su eventi improvvisi molta parte del danno. Questa è la sintesi e quindi l'importante, credo che il messaggio sia abbastanza chiaro. Poi se uno non vuole capire, diciamo così, l'italiano è libero di non capirlo, però il messaggio che noi stiamo dando da tanti anni, anche i nostri validi competitor per fare cultura assicurativa, è questo. Quindi lo devono sapere i clienti, lo devono sapere gli intermediari. Andiamo avanti e pensiamo invece in positivo quello che vogliamo fare. Quindi il progetto che noi abbiamo iniziato a sviluppare da alcuni anni per cercare di diventare la migliore compagnia italiana, poi non so se ci siamo riusciti, ma il nostro obiettivo, quindi non la più grande come premi, ma la migliore come qualità del lavoro, cosa porta? Porta, come diceva il dottor Ventura, a cercare di avere la maggior conoscenza e competenza, e questa da dove arriva? Arriva uno dall'anzianità anche del sottoscritto, perché dopo 30 anni, quindi se uno cerca di lavorare bene, un po' di cose le impara. Due, dalla gestione dei danni, quindi io sia nella mia precedente vita, ma oggi anche come secondo lavoro, perché abbiamo un ufficio sinistri, noi studiamo tutti i sinistri di tutti i nostri clienti insieme all'ufficio sinistri e ne parliamo anche con i clienti, quindi questo è un valore aggiunto. Aggiungo la passione, nel senso che comunque io sono un appassionato di questo lavoro e cerco, quando incontro le aziende, i clienti, gli intermediari, di dare anche tanto valore aggiunto da questo punto di vista, perché ci credo in quello che facciamo. Testi di polizza. Noi siamo gli unici, credo, assicuratori che li abbiamo scritti noi, i testi di polizza, mentre quasi tutti, diciamo, gli altri hanno, magari di compagnie internazionali, dei testi che sono logicamente imposti da casa madre. Il testo di polizza è scritto e quindi invito, se uno lo legge, se è chiaro, sintetico ed estremamente conciso, è un valore aggiunto. Io devo studiare per il mio lavoro i testi di polizza del mercato. Abbiamo una tendenza a scrivere pagine, pagine, pagine di polizze che io stesso non riesco neanche a comprendere. Io faccio solo questo nella vita. Quindi la qualità è anche, non c'è bisogno di scrivere tanto. Scrivi cosa vuoi che sia assicurato e scrivi anche cosa vuoi che non sia assicurato e lo comunichi. Quindi se hai competenza non bisogna scrivere 20 pagine, ne bastano due o tre. Quindi questo è un valore aggiunto. Ci sono degli appassionati che ci ascoltano, lo possono verificare, basta guardare due o tre wording e capiranno se dico cose esatte o cose sbagliate. La consulenza che noi cerchiamo di dare a tutti gli intermediari e ai clienti, quindi io faccio tantissime visite, scherzando dico tanto marciapiede in senso buono vuol dire incontrare i clienti dai più grandi corporate alla PMI che fattura 3 milioni, dare la stessa qualità seppur con dimensioni e rischi diversi, e cercare di aiutare sia l'intermediario che l'azienda a individuare, come si diceva prima, i rischi. Ultima cosa, c'era una domanda prima che riguardava le certificazioni ambientali. Io sono, tra virgolette, un sostenitore, ad esempio, della ISO 14001. Attenzione a non far diventare la certificazione, diciamo così, la soluzione di tutto il lavoro di analisi. Io ho fatto due visite prima del blocco Covid su due aziende di fascia medio-piccola certificate che avevano 250 metri di tubazione interrata piena di olio e sfridi perché erano metalmeccaniche. Bene, nella certificazione, nell'analisi ambientale non c'era una riga di questo che era il rischio principale ambientale di queste due aziende metalmeccaniche. Questo lo dico non per demolire le certificazioni, ma per dire, e lo so bene, che la qualità dei certificatori è anche purtroppo varia e quindi bisogna sempre puntualmente andare a vederle, se si può, le aziende. Si perde un'ora, o meglio si investe un'ora,
si investono 2 ore e questo lavoro aiuta tanto. Il sinistro poi è la cartina di tornasole, come diceva il dottor Ventura, su capire cosa vuol dire, guardare come hai scritto le polizze per vedere alla fine se sono scritte male, se ci sono termini incomprensibili, se ci sono scoperture, e poi lavorare insieme ai clienti, agli avvocati, alle società di consulenza, a vedere cosa ti prescrive l'ente pubblico. Questo è il progetto che noi abbiamo sviluppato. E poi tanto anche aiutare, perché ci sono comunque alcune polizze in corso. Uno potrebbe dire, beh, se un cliente ha una polizza in corso siamo a posto. No, dico io. Io sono un incontentabile, nel senso magari la polizza è stata fatta 20 anni fa. La guardiamo oggi, la polizza non è mai stata modificata. La polizza va anche manutenuta, verificata, aggiornata. Quindi le aziende sono realtà dinamiche, non sono dei blocchi di marmo che restano immutati negli anni. E quindi anche una copertura ambientale deve essere, diciamo, verificata, aggiornata. Quindi questo è uno spunto. L'altro giorno guardavo un contratto fatto 20 anni fa, forse da me nella mia precedente vita, non era mai stato modificato, e poi ho chiesto i documenti e questo cliente si è comprato 7 capannoni a fianco con 7 numeri civici diversi, e io ho chiesto, ma non ci sono in polizza? E la risposta dell'intermediario, io sorrido, ma nella polizza property ci sono. E ho detto, sì, ma io faccio l'ambientale, nella polizza inquinamento se è rimasto il primo numero civico, non ci sono gli altri 7. Il cliente oggi non è coperto. Per dire, sembra una stupidaggine, parlo di una polizza di 4.000 euro, non di 400.000. Però vuol dire la manutenzione, l'attenzione, la qualità si dà anche su queste piccole cose che sono importanti però. Perché poi se va a fuoco uno dei 7 numeri civici non assicurati, sarà coperto sul property ma non è coperto sull'ambientale. Quindi è questo, diciamo, il progetto. Andiamo avanti perché il tempo corre veloce. Tempo, grazie Angelica. Esatto. Abbiamo un minuto e poi un paio di domande. Allora direi che se la slide procede, noi abbiamo come spunto, oltre alle coperture diciamo tradizionali che però richiedono questo lavoro, poi abbiamo quelle che io chiamo o l'alta sartoria o i gioielli fatti su misura, cioè delle polizze che possono essere fatte su clienti che hanno particolari esigenze. Quindi tradotto, ho bisogno su una fase o di merger acquisition, piuttosto che voglio una polizza retroattività illimitata perché voglio proteggermi, piuttosto che altri casi estremamente particolari, possiamo fare, ripeto, sempre basandosi su, qui abbiamo coefficienti di difficoltà enormi, però si può provare a costruire il massimo. Chiudo, anche se non ho tempo, con l'ultima slide, con 2 cose a cui tengo particolarmente, quindi se le vediamo molto molto rapidamente. Allora, i suggerimenti che io do ai broker, quindi sono scritti, quindi non li ripeto. Quello a cui tengo di più è non decidere al posto dell'azienda, perché è una cosa veramente, è una cosa che io non accetto. Quindi è l'azienda che una volta che è stata informata deve decidere, quindi non il broker che dice no, hai la copertura accidentale, non hai rischi graduali. Io le ho sentite queste frasi, le ho vissute e non sono, a mio giudizio, accettabili. L'ultima cosa, io ho ripreso a girare tanto, che è la scuola migliore per capire le aziende. Il mio suggerimento che do agli intermediari è iniziare, loro girano perché incontrano sempre i clienti sulle altre rami, iniziare a girare e a farsi accompagnare e a parlare di rischi ambientali, dedicando 1 ora, 2 ore, e loro impareranno, i clienti saranno soddisfatti perché saranno i clienti a dirci le cose, e noi cercheremo di capire come aiutare poi a nostra volta i clienti. E questo va fatto sia sulle PMI, sia sulla fascia media, e poi se un'azienda corporate ha voglia e ha tempo, lo si può fare naturalmente anche sul corporate. Ad esempio, settimana scorsa io sono stato in una logistica ferroviaria del nord Italia, abbiamo passato 2 ore e mezza insieme, perché la movimentazione ferroviaria è un mondo difficile, anche per me che non avevo mai incontrato. Il cliente ci ha spiegato bene i rischi, lui era già assicurato con una polizza pessima che lasciava fuori direi il 70% del suo rischio. Però questa polizza pessima costava 10 volte meno della mia. Allora il messaggio sul premio è il premio, perché tutti alla fine guardiamo la cifra in basso a destra, come dicono i broker,
Allora, attenzione che per confrontare i premi bisogna prima riuscire a capire la sostanza, poi parliamo anche di premi. Se io guardo solo i premi e non guardo la sostanza, non farò mai dei buoni servizi al mio cliente. Io vorrei che fosse chiaro. Poi possiamo litigare sulla parte economica, perché ogni azienda ha i suoi budget, ha le sue cose. Ma siccome non stiamo comprando penne stilografiche Bic che costano 50 centesimi, il mio suggerimento è sempre massima attenzione fra costi e contenuti. E qui si gioca poi la partita. Grazie. Due rapide domande a questo proposito. Intanto uno ascoltatore dice: immagino che le visite in azienda non siano per tutti i casi. C'è una soglia dimensionale su fatturato, categoria merceologica o c'è qualche altro parametro? Quindi una risposta sintetica e un'altra che l'abbino subito, ma in parte l'ha già fatto menzione alla fine dell'intervento, se è possibile dire qualcosa su scelte di massimali di polizze e sulle capacità del mercato assicurativo. Ok. Parto dall'ultima, nel senso che ogni compagnia... Veramente però telegrafica, perché siamo veramente fuori con i tempi. Quindi veramente ogni compagnia ha le sue capacità, quindi si può arrivare a 10, 20, 25, fino ai 50 milioni di altri competitor, quindi poi il broker lo deve verificare con ogni singolo operatore, quindi comunque c'è capacità sul mercato. E per quanto riguarda il limite delle visite, il mio approccio è... In realtà non ci deve essere limite, cioè noi dedichiamo la stessa attenzione all'azienda da 5 milioni come alla grande azienda corporate. Logicamente avremo strutture e rischi differenti, ma io 10 giorni fa sono andato in Toscana da una tintoria industriale che fattura 5 milioni, anche lì abbiamo passato 2 ore, perché in realtà è un rischio, è stato molto delicato, sottoposto a autorizzazione integrata ambientale di... quindi documento di 50 pagine, ma senza la visita e il colloquio col cliente accompagnato dal broker, io non avrei capito l'80% delle cose lavorando in ufficio. Lo spirito è prendere la valigetta, partire e farlo piano piano a tappeto. Chiudo qui. Bene, grazie. Ingegnere Emanuele, a lei. Rieccomi, vedete il mio schermo? Sì. Confermo, lo vediamo. Grazie. Riprendo, e allora per stare nei tempi e magari guadagnare qualche secondo, riprendo dagli scenari, dagli spunti di prima per raccontare 3 scenari di intervento. Questo è un incendio recente, un'azienda nel Piemonte si occupa della produzione di bombolette di vernice, incendio che crea non solo un danno all'interno dell'azienda, ma l'esplosione delle bombolette fa sì che tutto il materiale, le vernici fuoriescano e creino una contaminazione sulla matrice del terreno e su un canale irriguo e su un specchio d'acqua superficiale attivo. L'incendio insieme all'esplosione con il tetto in Eternit fa sì che il cemento amianto frantumato e in parte danneggiato dall'incendio venga ridotto in piccoli frammenti e proiettati a circa 1.000-1.500 metri di distanza in una zona agricola e residenziale, quindi siamo in una zona industriale autorizzata, una grossa azienda molto ben strutturata, e avviene questo evento. L'intervento principale era quello della messa in sicurezza di emergenza, qua vedete quelle che sono una delle prime fotografie, chiaramente c'è stato un sequestro da parte delle autorità per capire le origini, questi sono i primi frammenti proiettati all'esterno. Il primo intervento è quello di messa in sicurezza, come sapete tutti, di emergenza ambientale e soprattutto un coordinamento con le autorità, perché abbiamo un comune che è responsabile del coordinamento dell'emergenza che si affida agli enti tecnici che sono l'ARPA e l'ASL, quindi con loro mettere in campo un piano di monitoraggio ambientale per le fibre aerodisperse dell'amianto per tranquillizzare la popolazione, andare alla raccolta casa per casa dei frammenti che sono stati esposti, l'aspirazione delle parti superficiali, il posizionamento di panne assorbenti per bloccare ulteriori contaminazioni, l'aspirazione superficiale e la raccolta superficiale sul terreno delle aree con i prodotti, la vernice rimossa. E qua vedete alcune attività. La nostra attività è fatta di tante cose, devo dire semplici per chi fa questo mestiere, fatte però con la complessità di farle molto in fretta e farle soprattutto ottenendo e coordinandosi con le autorità ambientali in modo da avere un piano congiunto, non solo per un aspetto autorizzativo o sanzionatorio, ma soprattutto per affinché per esempio il comune possa parlare con la cittadinanza. Vi assicuro che il comune, come tutti i municipi, viene subissato di richieste di aiuto, di informazioni, è pericoloso, i miei bambini staranno male. Poter dare una valutazione
tecnica reale, coordinarsi con le autorità perché ci siano delle informazioni reali da dare alla cittadinanza e mettere in atto nei primi giorni, il prima possibile, queste attività, fino ad arrivare agli smaltimenti. Questa è un'attività che si chiude con la caratterizzazione e con una procedura di bonifica semplificata, in quanto stiamo terminando la caratterizzazione all'interno dello stabilimento. Questa è un'altra azienda, in questo caso un'alluvione, siamo sempre in Piemonte, semplicemente per un caso statistico, siete guardato in quell'archivio, ma è un'alluvione, è un'azienda che fa stampaggio a caldo nel settore degli acciai. Questo, l'alluvione provoca chiaramente esondazione del fiume, fango alluvionale che già porta da fuori tutti quelli che erano i serbatoi interrati e va a svuotare le fosse chiaramente delle nostre presse con all'interno morchie, a svuotare quelli che sono i serbatoi di oro idraulico, a svuotare i serbatoi dei prodotti chimici. E anche in questo caso il primo lavoro fondamentale è stato quello di immediatamente contenere, aspirare, cercare di cernire e collaborare con le autorità, e anche qua devo dire complimenti al municipio, al sindaco, che in quelle emergenze, e non tutti lo fanno, non tutti sono così pronti, ha predisposto degli stoccaggi temporanei per poter raccogliere, perché voi dovete immaginare che non si possono fare stoccaggi di rifiuti se non in aree autorizzate. In questo caso per l'emergenza alluvionale alcuni sindaci hanno si prendono la responsabilità di farlo e quindi vengono create delle aree per poterli stoccare, tutti i materiali che vengono raccolti per poi poterli andare a smaltire correttamente. Brevemente, solo per dare qual è il rischio anche nell'alluvione, non è solo l'inquinamento, ma è anche il fatto che vi assicuro che nell'alluvione, passate le prime 24-36 ore in cui il fiume passa, porta via qualsiasi cosa che ritorna nel fiume e si inquina tutto quello che è segue la corrente del fiume, dopodiché le autorità incominciano a controllare quello che è il bilancio chimico dello stabilimento, quindi X tonnellate di prodotti chimici avevi, adesso quante ne hai, ergo dove è finito, ergo rischio di inquinamento ambientale perché tu non hai predisposto misure di sicurezza. Questo non per spaventare gli imprenditori, ma per rappresentare un rischio reale che può essere affrontato in fase precedente, soprattutto col confronto con le autorità di controllo. In ultimo, un evento, siamo vicino al mare in un'acciaieria, l'evento in questo caso è stato un evento improvviso dovuto alla rottura di una tubazione di olio lubrificante. Il rischio principale di questa rottura è stato che la tubazione all'interno dei canali cementizi aveva raggiunto l'olio lubrificante un rio che era molto vicino al mare, quindi aveva creato come target quello del mare aperto, e l'immediato intervento in questo caso, e notate la differenza tra un'azienda che può avere un sistema implementato, formato all'interno, per cui evento e immediata presa in sicurezza, chiamata delle squadre di emergenza in collaborazione col proprio team di crisi, rispetto a un'azienda che magari non ce l'ha e quindi può perdere delle ore, dei giorni importantissimi nella gestione, nel contenimento dell'emergenza. In questo caso il contenimento immediato, la creazione di questi sistemi di briglie sifonate che ha permesso il continuo deflusso delle acque del rio e del torrente verso il mare, della parte pulita, trattenendo la parte contaminata, le aspirazioni superficiali e le bonifiche interne hanno permesso di poter contenere tutto l'inquinamento all'interno, lavorando come vedete, in collaborazione non solo col comune, ma in questo caso anche con la capitaneria di porto, che è competente negli specchi d'acqua e nel mare aperto, e poter restringere l'intervento a una messa in sicurezza e a una successiva caratterizzazione ambientale del sito specifico. Come pensarci prima? 60 secondi, semplicemente per dire. Fare le domande, quello che diceva il dottor Faglia è fondamentale, perché gli imprenditori sono gli intermediari sono così bravi quando un imprenditore, il loro cliente, ha un figlio, si sposa, per dire: ma perché, qual è la tua previdenza integrativa? Siamo tutti bravissimi sulla previdenza integrativa. Quando un imprenditore compra un'azienda, raramente chiedo: ma hai fatto una due diligence ambientale, quali sono i rischi, vai a fare la stessa produzione, l'impatto può essere lo stesso. È sicuramente questione di background, è questione di formazione, ma fare domande, e non c'è limite di dimensione per un sopralluogo, per una visita, per una formazione preventiva. Il nostro supporto come azienda è quello nella fase di prevenzione, preparazione e emergenza, non solo dei servizi predeterminati di prioritari di emergenza, ma soprattutto della formazione delle squadre di emergenza, in modo che ci sia consapevolezza degli scenari, formazione e la creazione di piani di risposta all'incidente reali che abbiano le informazioni che vi servono nell'emergenza per poterla gestire in modo efficiente.
Stefano, io Grazie, è lascerei una di nuovo la domanda parola. molto, Prego. sì, una domanda rapida. Abbiamo visto molti scenari e quindi molte condizioni diverse in cui intervenire. Ci sono, gliene ho chiesto, degli elementi comuni o prioritari nella predisposizione dei piani di intervento e di emergenza di cui l'azienda deve tener conto, elementi chiave in qualche modo che possono essere utili in contesti e scenari diversi, pur nelle loro specificità. Grazie. Assolutamente sì, la maggior parte, poi i fondamentali, come nel calcio, il palleggio e lo stop, sono quella la verifica dei serbatoi. Innanzitutto la conoscenza non solo dei propri rischi, quindi serbatoio interrato, più che la presenza di Eternit che può diventare un evento un materiale inquinante o di altri serbatoi distaccati, ma per esempio la conoscenza del proprio sito in termini di scarico, dove sono i miei scarichi? Ho delle vasche polmone, un circuito chiuso, scarico all'interno di una struttura consortile o è un impianto a perdere, perché ci sono anche questi, fognature che vanno a scaricare nel terreno completamente a perdere, dove abbiamo spesso dei rischi importanti. I fondamentali sono sempre molto chiari ed è possibile, affrontando quello nell'ottica dell'evento incendio e alluvione, provare a fare un passo avanti sugli scenari in modo molto semplice. Grazie. Dottor Ventura, a lei. Grazie, dottor Scoccianti. Dunque, ho chiesto alla regia di proiettare solo per un minuto questo schema di flusso che interpreta i 13 articoli del decreto legge 152 del 2006 per la gestione dei siti contaminati. Questo per dare l'idea di quello che tutti gli stakeholder, quindi cliente, intermediario, assicuratore, specialisti dell'emergenza, devono avere nel momento in cui capita un sinistro. Qui per gestire un foglio di questa portata qua ci vuole grandissima competenza. Bisogna quindi aver affrontato già qualche volta concretamente l'emergenza e le singole esigenze. Quindi chiedo alla regia di non ammorbare oltre i nostri partecipanti, quindi di togliere pure la slide. Questo per dire che normalmente, da quello che ho potuto rilevare io dalla mia esperienza, sia attuale che precedente, il rischio inquinamento viene spesso inserito, appunto, dicevamo, nella polizza di general liability, che è diventata come una commodity, dove abbiamo dei sinistri di frequenza importanti, le RCO, le RC terzi, ma grazie a Dio il rischio di inquinamento graduale e anche accidentale non è così frequente, quindi forse non è esattamente il posto giusto. Certo, il mercato, parlo degli assicuratori, ha reagito diffondendo con una politica di diffusione della garanzia di inquinamento accidentale, però forse oggi siamo maturi, il mercato è maturo per affrontare una diversa collocazione di questo rischio. Anche perché per l'esperienza che ho avuto io negli anni, devo dire che almeno io ho lavorato solo in grandi broker, probabilmente broker di dimensione più piccola, ma non di minor qualità, possono avere degli approcci diversi, però siamo sempre stati caratterizzati negli anni dall'imposizione di budget crescenti, no? E non mi è mai capitato di chiedere, come oggi chiedo, ai broker o ai nostri stakeholder, qual è la percentuale di investimento che intendono fare nella formazione delle risorse. Perché qui noi abbiamo bisogno di parlare con gente competente, non con gente che ci dica che può raddoppiare il massimale o può dimezzare il premio. Qui abbiamo bisogno di una risposta quando succedono questi eventi riguardanti l'inquinamento, che hanno due caratteristiche diverse secondo me. L'inquinamento accidentale richiede immediatezza, cioè bisogna chiamare gente, bisogna avere a che fare con gente che sa gestire l'emergenza, dove l'emergenza è il suo mestiere e bisogna affidarsi a loro. E devo dire che non si spende poco, ma sono i soldi meglio spesi nella gestione dell'emergenza, devo dire. Se poi ci si è assicurati in maniera intelligente, probabilmente li paga anche l'assicuratore, che però ha incassato un premio adeguato. Quindi è tutto torna. Per quanto riguarda l'inquinamento graduale, è chiaro che il discorso è un po' meno importante sull'immediatezza, ma è molto importante sulla profonda conoscenza.
ci vogliono dei professionisti, io quando dei professionisti con anni di esperienza, quando vedo in certi broker che le figure junior vengono buttate magari a valutare degli scenari di rischio che non sono oggettivamente come dire, alla portata della professionalità di questi ragazzi o di queste ragazze, credo che ci siano delle responsabilità da parte dei loro datori di lavoro molto importanti. Ricordiamoci anche che non gestire bene un processo di assunzione del rischio di inquinamento per l'intermediario presuppone delle responsabilità professionali molto rilevanti. E quando hai a che fare con delle aziende probabilmente consapevoli, questo aspetto qua diventa anche abbastanza critico. A guadagno di tempo dico solo, voglio fare un esempio su come noi abbiamo in Arvedi, ad esempio, scelto il perito che ci assiste su alcuni sinistri che possono anche riguardare l'inquinamento. Non abbiamo chiesto il perito che costasse meno, onestamente. Abbiamo chiesto ai periti che tempi di liquidazione avevano rispetto alla magnitudine dei sinistri gestiti. E da questo rapporto abbiamo selezionato poi non più di tre periti di parte, e ne abbiamo scelto uno che sicuramente incontra il nostro gradimento su questi parametri. Credo che se ogni cliente dovesse chiedere al proprio intermediario: mi dici per favore la statistica del tempo medio di gestione di un sinistro inquinamento? Credo che molti intermediari avrebbero la bolla al naso da questo punto di vista, perché sarebbe un po' difficile, ma credetemi, lo dico anche a beneficio degli intermediari, è importante poter dare al cliente la sicurezza e la certezza di essere competenti nella gestione di sinistri che non sono di routine, che mettono a rischio la reputazione dell'azienda, come ho già detto prima, che fanno raddrizzare le antenne all'imprenditore, alla proprietà, perché comunque è un discorso molto, molto evidente, molto importante. Quindi io raccomando, da questo punto di vista, se possibile, di investire in competenza, perché credo che sia la miglior soluzione a questo tipo di tema. Credo di aver guadagnato qualche minuto, Toscoccianti, così. Grazie. Sì, ma una risposta telegrafica, una domanda. L'offerta che c'è stata negli ultimi anni di polizze inquinamento a premi molto bassi, dal suo punto di vista di cliente, non solo nella sua precedente esperienza, quindi direi dall'altra parte della barricata, cosa può dire a proposito? Quindi, lo scarso successo incontrato presso i clienti è dovuto a motivazioni specifiche legate al livello di copertura, clausole, eccetera. Da questo punto di vista, dal punto di vista del cliente, cosa può dire su questo aspetto? Ma, dottor Scorciante, le voglio rispondere con un proverbio inglese: if you pay peanuts, you get monkeys. Cioè, se paghi noccioline, non puoi pretendere più che di interloquire con delle scimmie. Questo è evidente che è metaforico, però onestamente queste soluzioni a problemi molto importanti con polizze fai da te non mi convinceva quando facevo un altro lavoro, e mi convince ancora meno ora che vedo che sono dall'altra parte della scrivania rispetto all'assicuratore intermediario. Non so se Bene. Sia stato chiaro, ma assolutamente sì. Chiaro, proprio perché ha avuto la doppia, come dire, opportunità, il doppio punto di vista, no? Quindi come assicuratore e come cliente. Grazie. Beh, io direi ringrazio intanto i partecipanti e soprattutto ringrazio i relatori per l'ampia panoramica, e pur nel, come dire, tempo tiranno e ristretto, credo che siano riusciti a dare veramente una overview molto chiara dei vari punti di vista e dei vari aspetti, anche perché quello del danno ambientale non è semplicemente un tema assicurativo, ma come è stato stressato da tutti, è un tema assicurativo, organizzativo e di visione integrale del processo, dalla strutturazione, dall'indagine presso l'azienda, la strutturazione della polizza tailorata sulle esigenze, fino ai piani di
intervento, emergenza, remediation nei casi in cui comunque l'evento accada. Quindi un processo trasversale che coinvolge l'azienda nelle sue varie articolazioni e all'interno della quale il ruolo del trasferimento del rischio è un elemento, un pilastro fondamentale. Ringrazio ancora tutti, ringrazio i partecipanti. Angelica, lascio la parola a te se vuoi dire due parole di conclusione del seminario. Grazie Stefano. Allora, visto che sono arrivate le ultime domande, non preoccupatevi, le raccoglieremo tutte e le gireremo ai nostri esperti, così sicuramente ci sarà modo di avere ulteriormente degli approfondimenti. Come vedete, abbiamo proiettato la slide per potervi permettere di svolgere il test ai fini RUIVAS. Ringrazio nuovamente Stefano Scocciani, Uberto Ventura, Giovanni Faglia, Filippo Emanuelli, dunque tutti i nostri relatori. Avete creato un webinar super interessante. Ci scusiamo nuovamente se all'inizio abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico con le slide di HD, però tutto si è risolto. Grazie, grazie a tutti ancora, buona giornata. Arrivederci, grazie. Buona giornata a tutti. Buona giornata.